eri per Juan. La sirena non ha suonato, ma so che sta arrivando. T'ho detto che veniva! Eccolo qua! A più tardi, mamma! Juan Aguirre! Chiudi il becco, fanfarone, o appena sarei a terra ti strapperò quella lingua velenosa! Che hai in mano? Il tridente di Nettuno! Se lo vuoi per la tua grotta me lo dovrai strappare, ma non ci riuscirai! Vedrai se ci riuscirò! Oh. Ti tengo il pugno, maledetto corsaro! Ah, credevi di avermi vinto, eh? Basta, mi affoghi, mi arrendo! Non bere più, ubriacone! Il vino è fatto per berlo! Ma non per ingozzarlo! Salve, Juan! Buongiorno, Don Eustachio! Sai dove sono le mie barche? All'alba ci seguivano, ma quando hanno visto che noi andavamo al porto, hanno cambiato rotta, verso nord-ovest. Beh, volevano pescare ancora, almeno penso. Oggi avete fatto il pieno, eh? Beh, abbiamo avuto fortuna. Una buona nottata. Pare che la fortuna sia tua alleata, Juan Aguirre. Ascolta, te l'ho proposto altre volte e te lo ripropongo adesso. Vuoi associarti con me? No, grazie, a me interessa la pesca e non il denaro. Quello che mi piace è il mare. Se fosse per me, pescherei e ributterei il pesce in acqua. Juan, vieni! Il pesce va a ruba! Lo strappano dalle mani, è appeso d'oro! Mi racconterai tutto dopo, vado con Luca, abbiamo da fare! Arrivederci! Ad ogni modo, pensaci su, io sono qua. Io non penso mai, io vivo. E vorrei che per voi fosse tutto il denaro e per me tutta la libertà. Allegra Toniona, oggi è festa, è arrivato Juan Aguirre. Sei pronto? Uno, due, tre. Dai, corri! Dai, corri! Corri veloce! Questa è la grotta, io ti aspetto qui. Non vuoi venire con me? No, no, mai. Quello è un posto che appartiene soltanto a te. Io dico sempre che nella vita ogni uomo deve avere un suo posto. Torno subito. Ehi, Luca! Guarda! Guarda che c'è lì! Tu sei morto, Juan Aguirre! Completamente morto! Vieni! Vieni qui! Juan Aguirre! Che vuoi, sacrestano? Don José, ti aspetta in chiesa, ti vuole parlare! Digli che arrivo! Senti, Juan Aguirre, non pensi che dovremmo mettere Luca in qualche collegio della città? Vuol dire in un orfanotrofio, no? Ho detto in un collegio. Don José, sappiamo bene che sarà un orfanotrofio. Beh, che come vuoi, però tu non credi che starebbe meglio lì? Col suo permesso, no. Perché? Perché? Perché lì sono sicuro che si sentirebbe un orfano. Mentre qui è un ragazzo che aspetta che torni sua madre. Ma tu sai che questo è impossibile. Dovrebbe accadere un miracolo. Lei non crede nei miracoli? Io ci credo. Ma tu sai che un bambino non può vivere da solo senza padre. Ora sono io il padre. E meno ancora senza madre. Con licenza di nostro signore, io sono anche la madre. Ah, l'aspetto ti fa sragionare. E apri gli occhi.
Ma non vedi che quel bambino vive come un uomo precoce? Non è lui che vive come un uomo precoce. Sono io che vivo come un bambino. Tu passi la vita sul mare, il piccolo rimane solo e si abbandona ad ogni sorta di fantasie. Crede in Nettuno, nelle sirene, nei pirati, negli animali che parlano. Don José, quello che è importante è credere. Perché quando si crede solo in una cosa. In Dio. Credete in Dio e poi fate quello che volete. Queste sono parole sue. Sono parole di Sant'Agostino. Basta, non creare complicazioni. Le complicazioni non sono io a crearle. E ora mi dica una cosa che intendo sapere. Chi le ha consigliato di venirmi a proporre di separarmi da Luca? Non mi fare questa domanda qua. Non posso risponderti. Domani cominciano le feste della nostra patrona. E se io rispondessi a quello che hai chiesto? Non farei altro che seminare la violenza e l'odio. Speriamo che gli altri non abbiano già seminato. Oddio, che paura! Impara a bussare prima di entrare. Fermo, ha detto il parroco che vai da lui. Io me ne vado. Che devo dire a mio padre? A tuo padre, di che? Della carrozza. Ah, sì, la verrò a controllare appena passate le feste. Ciao. E andiamo. Di, Bruno, chi è quella? Quella è Elisa, la figlia del farmacista del paese vicino, che è venuta qui per le feste. Ma non è la tua fidanzata? Ma che fidanzata deve essere? È uno scherzo. La fidanzata vera, invece, è la signorina Carmen, la maestra. Non è così? A lei voglio più bene, però non esagerare. Ma lei vuole sposarti, vero? Anche lei. E la figlia del sindaco, e quella del segretario, e quella degli assessori e degli impiegati, tutte vogliono trovare qualcuno che le mantenga. Però con me non attacca. Tu non ti vuoi sposare, Tu vuoi solo divertirti. Ascolta, di questo neanche una parola con Carmen, mi raccomando. Mi dica. Ecco, vedi, ho pensato che avresti mangiato sola nel giorno della Santa Patrona e... così ho deciso di invitarti. Bene. A parte la gentilezza del pensiero, lei mi vuole parlare di qualcosa? Sì, voglio parlare con te. In confessione? No, in confidenza. Credo di doverti avvertire di una cosa. La tua relazione con Bruno non è affatto ben vista da alcune persone. Devono affidarti i loro figli. E chi sono per rimproverarmi? Se compio il mio dovere, come lo compio, credo di avere il diritto di amare chi voglio. Ma dovevi proprio scegliere Bruno? Sì, e sono pronta a sposarmelo. Se è così, figlia, che la fortuna ti assista. Ecco fatto. Terminato il lavoretto me ne vado in tutta fretta. Non fa rima, ma non importa. E non voglio un soldo, è un regalo per la cappella. Grazie, caro Bruno. Però aspettami, usciamo insieme. Voglio chiederti qualcosa. Per le vedove? No, oggi non ti chiedo niente per le vedove. Allora per gli orfani. Oggi ti chiedo qualcosa per le nubili. Caspita, questo è un argomento simpatico. Molto bene. Ti posso invitare a prendere un aperitivo? Certo, lei è un parroco unico al mondo. Ah,
Forza Juan, è in gamba, eh? A ballare con me? Se viene anche Luca vengo, se no... E come faremo a ballare in tre? Come faremo a ballare in tre? Adesso vedrai. Qui la maestra, tu le hai messo subito gli occhi addosso e mi ricordo che anche a lei non dispiacevi. Ah, non dire sciocchezze, Donia Una. La maestra vorrà darmi qualche lezione. Forse avrà capito che sono un somaro. Invece... Che dici? Io faccio solo lezione di ballo. Va bene, bella. Dille che vado. Qual è il banco degli asini per andarmici a sedere? Salve, Juan. Bene. Si può cominciare. Non è niente di nuovo. Sa che Luca continua a non venire a scuola? Oh, ma perché lo vuole perseguitare? Non lo costringa. Perché non viene? D'ora in poi verrà. Ieri me l'ha promesso. E se non mantiene la promessa? La manterrà. Perché ne è sicuro? Perché gli ho insegnato che gli uomini devono mantenere le loro promesse. E ormai lui non è più un bambino. Mi ha già chiamato bugiardo, pazzo e ubriacone. Può darsi che mi chiamerà ancora peggio. Comincia a essere un uomo, ha bisogno della scuola, degli amici. Il mondo è cambiato per lui. Ormai non esiste più soltanto Juan Aguirre. È commovente vedere come gli vuole bene. Quando mi vennero a dire che sua madre era sparita, rimasi a lungo a pensare e poi mi dissi: Juan Aguirre, se rimarrai, tutto il resto non dovrà contare più. Avrai l'obbligo di farlo diventare un essere forte che non teme nulla. Per te non esisterà altro che Dio, il bambino e il mare. Che decidi, Juan Aguirre? E decisi di seguire questa via. Sacrificandogli ogni cosa e vivendo solo per tutta la vita. Sì, finché.
diventerà un uomo. Juan, sa che vogliono trasferirmi dal paese. Tra gli altri motivi dovrei spiegare perché Luca non viene alla scuola. E non lo faccio. E chi è che l'ha denunciato? Non lo so. Se volessero obbligare Luca a venire a scuola per amore, sarei il primo a ringraziarli. Ma è per odio. E allora non sono disposto a piegarmi. Stia certa che un giorno chi l'ha fatto mi verrà tra le mani. Ai! Volevi battermi, Federico? Mi hai spinto. Hai vinto con l'inganno. Ti dispiace per... Volevo farti uno scherzo. Non lo voglio da un abbandonato dalla madre. Che hai detto? La verità. Non devi parlare così. Dio vuole che lo consideri come un fratello. Ma se neanche la madre gli ha voluto bene, perché io dovrei... Ehi, l'acqua, rimangiati tutto! Ma che fate? Che fate? Stai zitto! Fermi, buoni, state buoni. Oh! Non sapete che la violenza è la risorsa dei deboli? Che cosa è successo? Tu mi ha vinto con l'imbroglio. E tu perché gliele davi? Perché ha detto che mia madre non mi voleva bene. Io allora... Ha detto questo? Ma come ti fai? Lascialo, Juan. Sei diventato matto? Mi scusi, avevo perduto il controllo. Su. E? Sei ancora arrabbiato? No. Vieni. Fa sempre bene raccontare le cose agli amici. Che ti hanno detto della lite i tuoi compagni, Geremia il pirata e il papero? Non ho parlato con Geremia il pirata, né col papero, né con gli altri. Io non parlerò più con loro. Sono stata nella grotta a pensare e quello che ho deciso è di non parlare più che con gente come noi. E farai bene. Ascolta. Io ti voglio dire un segreto molto, molto importante. Prima eri un bambino e non ne avevi bisogno. Nella grotta c'è uno strano foro nella parte centrale della volta, non è vero? Non è così? Sì, è così. Allora sta attento a quello che ti dico. Quando vedi uscire di lì l'acqua in grossi spruzzi, devi avvisare tutto il paese. Perché vuol dire che ci sarà tempesta. Hai capito? Sì. Questa è per tuo padre. Luis, amico mio, perché tu veda che ti ricordiamo, ti mandiamo, lì dove tu sei, una bottiglia di vino. È di quel vino aspro e forte con cui tante volte abbiamo brindato insieme per celebrare le nostre pesche favolose. Dimmi una cosa, Juan. Mio padre era bravo come te. Darei un occhio della testa per arrivare ad essere la metà di quel marinaio che era tuo padre. Thank you.
domani andare sul mare? Sì, se Dio vuole. Dimmi una cosa. È vero che sono già un uomo? Certo, sei un vero uomo. E allora tu mi devi dire se mia madre è morta o mi ha abbandonato. Tua madre non è morta né t'ha abbandonato. Te lo dico un po' prima di andare al largo, quando gli uomini non mentono. Quando tuo padre morì, tua madre quasi impazzì dal dolore. Tutti i giorni andava alla spiaggia. E vedendo che non veniva, si gettava in acqua invocandolo. Molte volte la tirammo fuori sul punto di annegarsi. Un giorno venne da me e mi disse: Kwanagir, mio marito non è morto. Deve essersi perduto in qualche porto da cui non può tornare. Vado a cercarlo. E il giorno dopo sparì dal paese. Era impazzita. Vero? Questa non può chiamarsi pazzia. È stato un eccesso di fede. Una madre che ama come ti amava la tua non si rassegna a crescere un figlio senza il padre. Juan, se tu rimanessi tutta la notte, ma tutta intera, sempre sveglio, l'indomani partiresti? Sono forte abbastanza da non dormire 7 giorni. Se io passassi tutta la notte, ma tutta intera, sempre sveglio, l'indomani pure io andrei a scuola. Mi puoi credere, Juan? Che cosa? Stai piangendo? Sì, ma perché sono molto contento. Piango dalla gioia, ecco. Mi piacerebbe stare a ballare tutta la notte. E va bene, balleremo tutta la notte. Si staranno divertendo. Ne hanno diritto, no? So bene che a voi questo non piace molto. A me piace il lavoro. Io non credo a nient'altro che al lavoro. A proposito di credere, da qualche tempo mi arriva alle orecchie, ma deve trattarsi di una chiacchiera, che chi vuole cacciare da qui la maestra e mandare il ragazzo all'orfanotrofio siete voi. Non può essere vero. Sì, è vero.
Ma non è come tu credi. Ah, no? No. Come presidente dell'associazione pescatori è mio dovere avvertire la giunta centrale di quello che succede. Allora mi insegno io a fare il vostro dovere. Juan! Che vuoi fare? Lasciami! Viene su. Buttati. Che? Avanti, buttati. Che disgraziato. Se adesso quella carogna si affoga, mi rovina pure. Salvalo, Dio del cielo, e ti giuro che per penitenza andrò a lavorare per lui. Attenzione, amici della Azucena, della Carmencita, della Esperanza e della Trinità. Seguitemi tutti e vi assicuro che lasceremo il mare senza un pesce. Non è vero, Don Eustachio? Così deve essere. Avanti! Avanti tutta! Presto, presto, veloci! A tutta forza! Arrivederci, mamma. Luca, dove vai tanto elegante? A scuola! Maria, Federica, venite a vedere, Luca va a scuola! Non dire sciocchezze, ti avrà dato la testa il sole! Buongiorno, don José. Buongiorno, figliolo. Dove vai così bello e tanto di fretta? Vado a scuola. A scuola? Esther, guarda il calendario, vediamo che santo è. Su, su. Avanti. Sono venuta anch'io, signorina Carmen. Bravo. E Juan Aguirre? È sul mare. Bravo. Vieni. Da ora in poi verrà, perché ormai non è più un bambino. M'ha già chiamato bugiardo, pazzo e ubriacone. Può darsi che mi chiamerà ancora peggio. Comincia ad essere un uomo. Il mondo è cambiato per lui. Ormai non esiste più soltanto Juan Aguirre.
Pietro Juan, andiamo! Accendi l'ugna alla Madonna! Ci sarà tempesta! Ma che dici? Aspetta, matto! Bruno! Bruno! Che succede? Arriva la tempesta! Attacchiti qui senza bussare, ti faccio volare la testa! Fuori dai piedi! Subito. Tempesta! Ma che dici, sei tavola? È vero, viene una tempesta! Un po', ti ho dato la testa alla scuola. Quando non c'è educazione, ecco che cosa succede. Luca! Vieni qui. Se sei sicuro che viene una tempesta, devi suonare le campane per avvertire la gente. Quelle della chiesa. Stormo senza il mio permesso. E se le campane stessero suonando da sole? Ma che stai dicendo? Chi lo sa, potrebbe essere un avviso del cielo. Agostin, per amor, chiesa dovete andare se non siete matto che molo. È stato Luca, è passato annunciando la tempesta e noi ci siamo cascati. Ah, quel ragazzo è capace di tutto. Andiamo, muoviamo. Di corsa. Lo sai che hai fatto? Ho suonato a stormo. E lo sai che cosa significa? Certo che ci sarà una tempesta. E chi te l'ha detto? I tuoi amici gabbiani oppure Nettuno in persona? No, me l'ha spiegato Juan. Quando si vede l'acqua che spruzza in cima alla grotta, ci sarà tempesta. E perché non sei venuto a dirmelo? Perché non l'hai detto a me? Perché non l'ho incontrata. Ho avvertito il paese, ma mi hanno preso in giro. Avevo paura per gli uomini che stanno sul mare. E per Juan. Lidio!
Qual è la barca che sta entrando? È la Trinidad. Ma ne sei sicuro? Sicuro, veniva a mezzo miglio dietro di noi. Nessuna notizia del gabbiano? No, non cos'è. Purtroppo il gabbiano non tornerà. Juan Aguirre, dopo ascoltato nei posti più sicuri, è tornato in mare aperto per vedere se c'era rimasto qualcuno. Non li aspettate. Il gabbiano non tornerà. Fratelli, preghiamo tutti uniti la Nostra Signora del Carmen per Juan Aguirre e i suoi uomini che non hanno esitato a rischiare le loro vite per salvare... Lui conosce bene la grotta e lei non potrebbe mai trovarlo. Da quando è scomparso Juan Aguirre, non vuole vedere più nessuno. Non tornerò più a giocare, Juan. Dal mare me li hai portati e al mare li ridò. Thank you.
cosa nascosta? Come, capo? Te lo racconterò dopo, lasciaci sole. Andiamo. Sì, signore. Mentivo tanto solo. Ma ora noi ci faremo. Passerò tutti i pomeriggi qui con te. Juan diceva sempre che gli uomini non debbono vivere da soli. Juan Aguirre era il mio migliore amico. Tutti dicono che il mare se lo è preso. Ma io ho sempre creduto che un giorno sarebbe tornato. Ciao, Luca. Buongiorno, José. Dove lo hai trovato? Il mare. Il mare? Sì, l'ho salvato. Era in mezzo alle onde. Luca, raccontami la verità. Gliela sto raccontando. Io stavo come tutti i giorni aspettando Juan. E lui apparve tra le onde e si fece portare da me. Frena la tua immaginazione, ragazzo. Questa statua dovrà appartenere a qualcuno e io devo cercare di ritrovarlo. Nel frattempo la porteremo in chiesa. Ma lui vuole restare con me. Perciò è venuto. Avviserò le autorità. E vedrai che verrà fuori il padrone. Ma lei ha sempre detto che Cristo è di tutti. Ah sì, certo. Però non mi riferivo alle immagini. Naturalmente dirò che l'hai recuperata tu. Così ti daranno una ricompensa. Io non voglio ricompense. Voglio lui. Ma non può restare qui. Una statua così deve stare in un luogo sacro. Devo portarla via. Cerca di capire. Luca! Fermati! Perché mi fai così? Io? E come la guardo? Mi guardi in un modo come se facessi qualcosa di male. Rifletti, Cristo non è un giocattolo. E bisogna portarlo in chiesa. Sì, capo. Torna a chiamarmi capo e mi trovo un altro sagrestano. Pare impossibile. Nessuno sa niente dell'immagine. E quindi il caso è ben chiaro. Il Cristo è del ragazzo. Perché? Mia zia Eutanasia trovò un transistor. Non venne il proprietario e lei se lo è tenuto per sé. Sta zitto, stupido. Un transistor. Lo metteremo su una bella croce, questo sì, nella nostra chiesa. E lo chiameremo? Bisognerà trovargli un nome. Il Cristo dell'Oceano. Il Cristo dell'Oceano. Oh, mi pare bello. Vieni, vieni, non ti voglio rimproverare. Sono venuto a riprendermi la statua, dato che non è di nessuno. Come lo sai che non è di nessuno? La verità è che ha ragione. Non ti mischiare. Sì, signore, cioè, no, signore. Effettivamente, non abbiamo potuto accertare niente sul Cristo. Dell'oceano. Sì, dell'oceano, però il suo posto è in chiesa. Senti, Luca, lo metteremo su una bella croce e sarà una gran festa per tutto il paese. E così, in questa forma strana e misteriosa, è giunta fino a noi l'immagine che da oggi è esposta al vostro culto con il nome di Cristo dell'Oceano e che spero saprete venerare con la devozione che ispira. E ora preghiamo insieme per le anime di tutti i nostri fratelli che hanno lasciato la vita nel mare. Preghiamo, fratelli. Gesù, figlio di Dio vivo. Gesù, figlio di Dio vivo. Gesù, sole di giustizia. Gesù, sole di giustizia. Gesù, Dio forte. Gesù, Dio forte. Gesù, fratello dei pescatori. Gesù, salvezza delle anime. Gesù, faro di resurrezione. Thank you.
chiamo Manuel. Io mi chiamo Luca. Siediti. Non ti ho mai visto qui. Sei uno di quei vagabondi che girano il mondo? Tu lo hai detto. Non hai una casa? La mia casa è il mondo intero. E dopo di qui dove andrai? Non ci ho pensato per ora. Le vie sono tutte buone per me. Oggi sono qui e domani altrove. Devi aver visto molti paesi. Abbastanza. Anche dall'altra parte del mare? Sì, li ho visti. Ne devi sapere tu di cose, eh? Il mondo è molto piccolo, Luca. È quello che diceva sempre Juan Aguirre. Fino a poco fa stava con me. Un giorno è andato in mare e non è più tornato. Tutti i giorni mi ha dato ad aspettarlo. Io ho conosciuto molto bene Juan Aguirre. Davvero? Sì. Era un uomo buono. I chiodi, ma se n'è andato via dalla croce. Se sei ubriaco te la faccio pagare cara stavolta. Venga. Con questo non si scherza. Leo, dice ancora che sono ubriaco. Perdono. E da allora i bambini lo seguivano sempre dappertutto, per le strade di Gerusalemme. Senti, sai che neppure il nostro parroco racconta la storia di Gesù meglio di te. Sembra che tu ci sia stato. Beh, ora è tardi. Vado a scuola. D'accordo. Ti aspetterò a casa tua. Ti ricordi dove ho detto che si trova? Certo che me ne ricordo. A più tardi. A più tardi. Niente, Don José. Tutto è perfettamente chiuso dal di dentro. Le ho già detto che appena finita la funzione ho dato due giri di chiave. Adesso credo di avere capito da dove è arrivato il colpo. Voglio interrogare Luca. Vedrai che lui me lo potrà spiegare. Buongiorno, padre. Buongiorno. Senti, Luca, vieni qui. Buongiorno, Don José. Perché vuoi andare? Lo sai molto bene. Staccare il Cristo dalla croce per portartelo a casa. Non è vero. Non mentire. Ho voluto tenerlo con te. Sì, è la verità, ma non ho tentato di rubarlo. Mi dai la tua parola? Sì, Don José, io non sono stato. Va bene, ti credo, Luca. Ora va a scuola. Pesca, dici? Tutta la pesca di tutte le barche è in questa cassetta. Perché non riconosce che è un miracolo? Sarebbe grande, perché l'avrebbe fatto? Chissà, non mi sarà piaciuta la nuova croce e la vorrà migliore. Ma che stai dicendo? Gesù è il simbolo della povertà, predicò l'umiltà con l'esempio. O forse la sua volontà era di restare con Luca e per dirci che non è d'accordo se ne è sceso giù dalla croce. È strano. È tutto così strano. Quattro doppio. Quattro doppio. Chiuso. Hai visto? È sempre questo maledetto figlio. Allora, 11:10:21 e 6:27, più 18 che avevo, fine della partita. Beh, ne facciamo un'altra? Buonasera. Buonasera.
Non tanto buone. È vero che siete tornati con le barche vuote? È così. Questo non si era mai visto nel nostro porto. E che volete fare se le reti salgono vuote? Non saprei, ma tu sta zitto. Domattina andrete a nord-ovest e se è necessario prenderete il largo. Va bene, come volete. D'accordo. Non voglio che tu te ne vada. Qui avrai una casa. Potrai dormire nel letto di Juan. E va bene. Resterò con te qualche giorno. Ma adesso dormi. Ero molto triste da quando il mare portò via Juan, finché apparve il Cristo dell'oceano. Però se lo portarono in chiesa e restai di nuovo solo. Ora che ci sei tu, mi sento meglio. Su, dormi, figliolo. Il matrimonio è una cosa seria, ci si impegna per tutta la vita. Lasciami pensare qualche mese. Fare a che cosa? Se ti conviene più questa o quella o quell'altra. Non è questo, ma così all'improvviso. Altrimenti dovrò andare via dal paese. Senti un po', questi discorsi non mi piacciono, sono scherzi che conosco bene e con me non attaccano. Perciò lasciami in pace e non mi asfissiare, ci mancherebbe altro. Il Cristo dell'oceano è sceso dalla croce fino all'altare e lì è rimasto. È incredibile. È un miracolo che renderà famoso il nostro paese. Perché lo ha fatto? Sicuramente perché vuole una croce più di valore. Non credete che sia giusto, mentre sprecate tanti soldi in cose inutili? Le prediche le faccio io. Sì, signore. Non credi che sia stato un miracolo? Non lo so. Ho ancora inutili. No. La verità è che ho cercato una spiegazione e non l'ho trovata. Non ci siamo comportati bene. Dobbiamo comperargli una croce di mogano. Sì, con i chiodi d'argento. Li pagheremo con una colletta. Cristo non ha bisogno delle nostre ricchezze. Chiede solo l'onestà delle nostre vite. Ma lei non ci può levare la soddisfazione di onorare nostro Signore come si merita. Beh, sì, certo, se proprio volete farlo. Qui. E la pesca? Non hai pescato niente? Sì, sono lì. Che fenomeno! Sai che sei uno dei migliori pescatori che abbia conosciuto? Anch'io ho passato una notte a guardare le stelle. Thank you.
Che c'è? Niente, ti ho detto ciao. Ah, sì, buongiorno. Senti, se viene qualcuno pensaci tu, eh? Sì. Carmen, dove vai? Lasciami, che te ne importa? Se sono qui vuol dire che me ne importa. Come hai saputo che andavo via? Non so, non ho potuto dormire tutta... Pace, non voglio più vederti. Ma io sì. E vengo a chiederti se mi vuoi sposare. Che mi rispondi? Che non mi piace la parte della favorita. Carmen, ti prego, non ricominciamo. Tu non sai quello che mi è costato chiedertelo. Vuoi approfittare di ogni donna che ti capita e basta, ma non mi prenderai in giro. Carmen, ora ho capito. Non ci saranno più altre donne. Lo posso giurare. Ascoltami. Improvvisamente ho sentito quello che rappresenti per me. Non puoi aver finito di amarmi così in un istante. Io ti voglio bene, veramente. Sposami. Giura che non ci saranno altre. No, te lo giuro. E che sarà per sempre. Sì, per sempre. Ciao, Manuel. Ho visto Bruno e la signorina Carmen abbracciati. È tutto risolto. Come hai fatto? Lo hai fatto tu. Avendo fede in me. E ora dove vai? Vado a pescare per la cena. Sarà molto difficile. Perché dici che sarà difficile? Perché pare che i pesci siano spariti. Tutte le barche sono tornate vuote. Però dico io, da qualche parte saranno. Dove credi che siano? Voglio sapere una cosa. Perché hai tanta fede in me? Perché so che tu sai dove sono i pesci, non è così? Può darsi che siano a sud-ovest. A 13 miglia. A Punta Bianca? Tu l'hai detto. Da due settimane. Sarà la mia rovina. La nostra lo è già. Perché non ne parliamo con il parroco? Che c'entra il parroco in questo? Forse portando il Cristo dell'oceano in processione le cose migliorerebbero. Sei un ignorante, Pierrot. Quello che l'uomo non può cambiare resta così. Io so dove si trova il pesce. Il pesce sta a Punta Bianca. Ma che stai dicendo? Lì non c'è mai stato un granchio. Questo viene di lì. Ehi, che direzione dobbiamo prendere? Che direzione vuoi prendere? Quella di Punta Bianca. Come ha detto? Ma che sei sordo? Quella di Punta Bianca. Va bene, andiamo ragazzi a Punta Bianca. Avanti tutta! Forza! Salve, Manuel! Salve, Luca! Sai che ho ricevuto una lettera da mia madre? Ne sarai stato felice, no? Oh, sì, moltissimo. Vuoi che te la legga? Se lo vuoi. Certo che lo voglio. Però ascolta attentamente, che è molto bella.
Allora, mio caro figlio, che sono io, non credere che ti abbia dimenticato. Il fatto è che il mio lavoro mi ha... Sì, mi ha impedito di venire da te. Presto verrò a stare con te per sempre, perché mi manchi troppo. Continua ad andare a scuola. Molti baci da tua madre, Marta. Devi essere triste. Tantomeno dopo una lettera così bella. Alza tutto e viene al porto, di corsa! Sai che le barche sono tornate piene fino all'orlo? Sì, lo so. E come lo sai? Lo so. Le ho viste arrivare. Cos'hai? Stai male? Perché sei triste? Lo saprai. Sembrano i resti di un naufragio, vero? Sì, è vero. Sono del gabbiano. Sono della prua della barca di Juan. Sì, è così. Ma tu non devi piangere. È la prova che Juan non tornerà. Ascoltami, devi fare una cosa per me. Quello che vuoi, Manuel. Il Cristo che hai trovato nel mare non vuole stare su quella croce costosa su cui l'hanno messo. Andrai al paese e dirai che questa è la sua croce, quella che lui non abbandonerà mai. Una croce fatta con il legno del lavoro e del sacrificio.
Vuoi andare via? Molta gente ha bisogno di me. Ma quando tu mi chiamerai, io verrò. Come farò a chiamarti? Basterà che pensi a me. Non potrò portare queste tavole. Sono molto pesanti. Le porterò. Avanti, avanti. Oh, sei Luca. Ciao, ragazzo, che c'è di nuovo? Venga, don José. Le abbiamo portato i legni per la croce del Cristo dell'Oceano. Non capisco, spiegati meglio. Di che legni si tratta? Due tavole del gabbiano. Sono venute sulle onde. Ah, sì. E come le hai trascinate qui? Le ha portate Manuel e mi ha detto che il Cristo non scenderà più da questa croce. E dov'è questo Manuel che non sei mai visto? Sulla porta, mi aspetta. Sulla porta della chiesa? Sì, le tavole dalla spiaggia le ha portate lui qui. Vieni, andiamo a conoscerlo. Se n'è andato. Sì, però le tavole stanno qui e sono del gabbiano, come hai detto tu. Mi permette di fare la croce con questi legni? Luca, io non so quando tu dici la verità o quando è la tua immaginazione che parla e non so nemmeno se esista il tuo amico Manuel, però credo nei miracoli. La verità è che il Cristo lo hai trovato tu e io lo metterò sulla croce che tu desideri. Attenzione, Agustin, piano. Un po' più indietro. Che pesa molto. Ancora un poco. Ecco, così va bene. Potete fissarla. È fatto. E così sia. Bambino mio. Mamma! Le sofferenze dell'umanità, perché in verità vi dico
che io sono il Dio dei poveri e degli abbandonati.